conservare e restaurare i lembi del cuore del Beato Giacomo Cusmano. I lavori si sono svolti presso la mia sede dell'Istituto Nazionale di Tanatoprassi in Abruzzo. Ho tenuto con me i lembi più di 30 giorni all'epoca. Il lavoro riuscì perfettamente. La tecnica utilizzata è stata ad immersione. Abbiamo immerso il prodotto, il lembo del cuore, in un prodotto specificatamente destinato alla conservazione della materia organica. Il risultato è stato eccellente. Dall'epoca, dal 2001 ad oggi, sembra che il cuore sia rimasto perfettamente intatto, i lembi del cuore siano rimasti perfettamente intatti. Abbiamo riguardato qualche settimana fa le condizioni proprio per verificare se la conservazione dei tessuti era stabile e grazie a Dio era stabile. Abbiamo soltanto eliminato l'ampolla di vetro che avvolgeva i lembi del cuore. Oggi, come 15 anni fa circa, quindi oggi come il 2001, i pezzi del cuore trattati sono rimasti immutati, sono rimasti stabili. Quindi oggi, dopo aver restaurato attentamente il supporto dove i lembi sono sostenuti, abbiamo proceduto alla chiusura della teca, applicando dei sigilli da ambedue le viti che permettono l'apertura della teca, questo per garantire l'autenticità della reliquia e soprattutto per garantire anche che chiunque la apra venga a conoscenza che la teca è stata aperta, sia a conoscenza che la teca è stata aperta. Quindi il sigillo ci permette da un lato di avere quindi l'autenticità della reliquia e dall'altro controllare se viene aperta senza autorizzazione. Avevamo applicato intorno ai lembi del cuore del Beato Giacomo Cusmano un'ampolla di vetro che permettesse quindi di tenere lontano gli agenti atmosferici che potevano degradare la materia organica, quindi i lembi del cuore. Oggi, dopo un ritrattamento attento dei tessuti, abbiamo applicato su di essa non più l'ampolla di vetro, ma un prodotto che forma una pellicola sul lembo e quindi lo protegge dagli agenti atmosferici.